Buonasera a tutti, cari concittadini e concittadine, colgo questa occasione per augurare a tutti buone feste, ma avremo modo di rivederci entro la fine dell'anno. Il mio pensiero va a quanti vivono da soli in queste feste, queste festività, alle persone che stanno male, alle persone anziane, a quanti soffrono e non hanno potuto godersi in maniera concreta quelle che per gli altri sono delle festività. Dopo aver detto questo, torno nuovamente sul tema di Campostaffi. Come avevo già accennato, ho ricevuto l'incarico insieme agli altri amministratori di fare una ricognizione sulle ditte locali che potevano essere interessate alla gestione di Campostaffi. Abbiamo incontrato tre ditte locali e i risultati di questo esperimento, di questa consultazione, i risultati sono questi. Una delle ditte ci ha chiesto di pagare l'energia elettrica degli impianti e di dare un contributo. Noi abbiamo ereditato un disastro economico dalla precedente amministrazione. Abbiamo faticato moltissimo per tenere il bilancio in piedi. Abbiamo un disavanzo da coprire per il 2023, 24 e 25, e abbiamo la spada di Damocle di tre sentenze per un importo che supera i 150.000 euro. Quindi le casse del comune non consentono di poter intervenire direttamente per aprire gli impianti di Campostaffi. Questa è una delle motivazioni. L'altra è che non riteniamo giusto utilizzare i soldi dei cittadini di Filettino per aprire Campostaffi. Staremmo lì a sottrarre risorse economiche che possono essere impiegate in altro modo. Un'altra delle ditte che è intervenuta ci ha messo in evidenza una problematica che è quella che Campostaffi ha una vita di solo 3 mesi, anche forse 4 se si arriva alla fine d'aprile, quando invece giustamente, e qua io accolgo in pieno l'osservazione, giustamente c'è bisogno di lavoro per 12 mesi l'anno e quindi per quest'altra ditta non è stato possibile partecipare al bando o mettersi in gioco per gestire Campostaffi. La terza ditta di fatto ha detto due cose fondamentali. Una, che la ditta stessa è creditrice nei confronti del comune per un importo di circa 70.000 euro e che per questo motivo non ha intenzione di impegnarsi direttamente e avere ulteriori perdite. Ma la cosa più importante forse di questo, oltre a questo, è che sui social, su Facebook, ci sono i soliti leoni da tastiera. Questo è quello che ci è stato detto dalla ditta, ovviamente. I soliti leoni da tastiera che scrivono che tanto già si sa che è tutto fatto, già si sa chi sarà il prossimo gestore, e la ditta ci ha messo in evidenza questa problematica. Ha detto: io non voglio che si dica che era tutto fatto perché così non è. E quindi, proprio per sfatare queste dicerie che sono anche diffamatorie, io non parteciperò alla gestione di Campostaffi. E mi ha detto queste parole: io per quest'anno passo, prossimamente si vedrà. Adesso quindi la situazione è questa. Di fatto, questi incontri che abbiamo avuto riducono ulteriormente i nostri spazi di manovra. Voglio ricordare che gli impianti di Campostaffi
basta girare l'interruttore e possono partire, e possono partire dal 1° dicembre, avendo noi fatto tutte le manutenzioni e avendo noi fatto i collaudi. Ricordo che abbiamo fatto due bandi, uno con scadenza il 28 di novembre che è andato deserto, un altro migliorativo rispetto al primo che scadeva il 16 di dicembre, anch'esso andato deserto. Bene, stante la situazione, io credo che con buona pace di tutti Campostanfi quest'anno resterà chiuso. Credo però che ognuno di noi, tutti insieme, dobbiamo farci un bell'esame di coscienza, perché chi avvelena il clima, chi avvelena l'ambiente sociale, poi deve assumersene le responsabilità. Questa è una cosa gravissima da un punto di vista sociale. Sono in mezzo a ex amministratori, ci sono in mezzo persone che ritengono di conoscere più degli altri. Beh, a chi ha giocato fino adesso su Campostaffi, io dico facciamoci tutti un bel esame di coscienza, loro in primis. Campostaffi è stato il volano di Filettino, dell'economia di Filettino. Siamo arrivati a un punto di non ritorno. L'esperienza che abbiamo noi oggi è quella di dover fare un salto di qualità. Noi ci metteremo da subito in moto per fare un business plan che dia la possibilità a chi vuole gestire Campostaffi per farlo per 30 anni. Questo è un impegno che mi assumo io direttamente adesso insieme a tutta l'amministrazione. Resta il grande rammarico di veder chiuso Campostaffi quando è tutto pronto, nella prossima stagione invernale. Abbiamo soltanto un altro paio di piccole opportunità, un lumicino lontano, sul quale però continueremo a lavorare, perché noi non ci siamo arresi fino adesso e non ci arrenderemo mai, perché abbiamo a cuore Campostaffi, abbiamo a cuore l'economia del paese e vogliamo fare in modo che Campostaffi resti vivo fino a quando non verrà qualche imprenditore illuminato, lo prenda e lo porti ai fasti del passato. Di nuovo tanti auguri di buone feste a tutti e a presto se avremo notizie.